Questa è la prova che l'ordinanza di Vendola era un atto opportuno e legittimo, che non rende irragionevole le proteste che aveva suscitato. Quelle proteste erano dovute non al contenuto dell'ordinanza, ma erano dovute alla paura del dopo, alle incertezze che restavano su quello che sarebbe potuto venire dopo, cioè dal 1 febbraio in poi. E infatti ieri si è lavorato non per modificare l'ordinanza di Vendola, che è rimasta intatta, ma per trovare una soluzione ragionevole, anche se temporanea e non del tutto completa, al dopo. C'è stata, secondo me, una ragionevolezza delle proposte che ha fatto la Regione, e io ringrazio l'assessore Rosato e il vicepresidente Fisullo. C'è stata una ragionevolezza nostra, e io ringrazio l'assessore Scognavino, che ha continuato a lavorare a tempo pieno nel delineare queste proposte ragionevoli. E poi c'è stata una, l'ho detto già ieri, un'eccezionale prova di ragionevolezza da parte di tutti i sindaci del territorio, che senza distinzione fra centrodestra e centrosinistra hanno capito che il problema di togliere i rifiuti dalle strade era l'obiettivo che doveva essere immediatamente raggiunto. E con riconoscimento devo constatare che a questa vittoria, che io attribuisco al Salento, e quindi solo in parte a questa amministrazione, ha fatto da corrispondente da Pandan una sconfitta di quello che io chiamo un partito politico della crisi, che in questi giorni è stato attivo. Io non so se di questo partito politico faccia parte il ministro Fitto, di cui però in questi giorni mi ha colpito il silenzio, e che la situazione di crisi coinvolgesse problemi che attenevano la responsabilità del governo. E non è stato costretto ad anticipare entro il 31 gennaio quella sua ordinanza, e di non poterla istruire maggiormente come l'avevamo istruita in quell'incontro di prefettura del 4 dicembre, perché il 31 dicembre scadevano i suoi poteri a stralcio che gli erano residuati come commissario all'emergenza. Vendola aveva chiesto per tempo una proroga di quei poteri. Questa proroga ad oggi non è stata ancora concessa al governo di Andrade, benché sia stata favorevolmente istruita da Bertolaso. C'è un ulteriore problema che riguarda la responsabilità del governo. Ci sono 5 milioni di euro che sono già stati impegnati dalla Protezione Civile a favore del commissariato per lo smaltimento dei rifiuti nel 2008, e l'onnivoro ministro Tremonti se ne è impadronito. Per questo determina una responsabilità del governo su cui noi chiediamo al ministro Fitto di impegnarsi per risolvere il problema. Sicuramente i vertici operativi di questo partito della crisi sono stati, e lo dico con riconoscimento, i consiglieri regionali Palese e Baldassare, che dal primo giorno in cui è nata la protesta pugliesi hanno alzato la protesta popolare dando una serie di informazioni non veritiere. Una per tutte: non è vero che il governo Vendola abbia modificato nel Salento il piano di smaltimento di rifiuti fatto dal Fitto. Quel piano è rimasto intatto, prevede che tutti i rifiuti
rifiuti della Provincia vadano a fluire nell'impianto produttivo del CDR del Cavallino, e quel CDR ha già un luogo scelto di destinazione, che è il termovalorizzatore di Massafra, che è gestito sempre dal lato corgeato albanese, e quindi diciamo sulla carta il piano di smaltimento dei rifiuti della provincia è un piano completo che prevede produzione del CDR e utilizzazione del CDR nel termovalorizzatore di Massafra. Quindi dire che eravamo in situazione di crisi, perché Vento l'aveva eliminato dal piano fitto alcuno dei termovalorizzatori, non interessa il Salento. Il piano fitto è stato attuato, però con una correzione di un errore che conteneva. L'aveva previsto in Corigliano Lombardo, cioè al di sopra dell'acqua che vediamo tutti quanti, una discarica di servizio e soccorso che non dava certezza in ordine a un possibile rischio di inquinamento della valle. Questo ha determinato la necessità che quel piano venisse corretto, prevedendo in Corigliano Lombardo una discarica solo di servizio e un rafforzamento dell'impianto di biostabilizzazione di Poggiarco. Se non ci fosse stato questo errore iniziale, noi non avremmo problemi, perché gli impianti a servizio dell'Alre 2 sarebbero già potuti entrare in funzione, e quindi anche il problema della chiusura di Arno sarebbe stato un buon problema, perché grazie alla solidarietà della provincia di Taranto noi avevamo, e fino al 31 dicembre superata l'emergenza derivante dalla chiusura di Castellino, e se non si fosse perduto molto tempo per variare il piano fitto, noi avremmo gli impianti a servizio della Regione 2 già funzionanti, e quindi non avremmo avuto tutte queste situazioni emergenziali in questi giorni. Questa è la verità.